Benvenuti a questa nuova puntata di SS Gaia. Oggi parliamo degli zoo, una realtà che non piace a chi ama gli animali, perché non è una realtà educativa, anzi è diseducativa. Portare i bambini allo zoo è sicuramente diseducativo. Ne parleremo anche in occasione di una petizione di un comitato, che è il Comitato No Zoo di Torino, che raduna una serie di associazioni che protestano contro l'ipotesi di aprire nuovamente uno zoo a Torino. E ne parliamo con alcuni dei protagonisti di questo comitato, che sono Marco Francone della LAV, presidente consulta animalista della città di Torino, Emilio Soave, vicepresidente Pro Natura Torino. Ne parliamo con Enrico Moriconi, veterinario, dirigente Servizio Sanitario Nazionale, e Giancarlo Barbadoro, giornalista. Quindi io chiederei a Marco di introdurre il tema, introdurre intanto perché c'è questa ipotesi, perché c'è questo pericolo. È un pericolo concreto? Ma noi riteniamo di sì perché c'è già una delibera che prevede che venga fatto un bando per assegnare l'area dell'ex zoo di Parco Michelotti per 30 anni per dei progetti non ben definiti, però comunque si parla di una possibile fattoria didattica e ricostruzione di ambienti naturali. E noi prima di tutto riteniamo che una fattoria didattica ci sia già, che è già sostenuta dal comune, che è quella alla Falchera. E al di là che noi abbiamo qualche considerazione sul fatto di cosa servono le fattorie didattiche, Certo. no, ma sarebbe meglio portare i ragazzi eventualmente alle fattorie vere e proprie Infatti, e con i problemi non quelle finte. positivi e non farne delle altre non reali. Ma ci preoccupa anche che si possa costituire un piccolo bioparco con gli animali per attirare magari i cittadini a altre strutture, Che come quella oltretutto sono sempre di natura economica ecco, queste. perché se gli ambienti naturali ci sono, li preserviamo e troviamo il modo di portare i cittadini preservando però gli animali, cioè Certo, in certo. strutture, in modi protetti, in modo che non disturbino gli animali, ma ci sono i parchi naturali e le osi naturali, perché dobbiamo ricostruire quasi in centro città un ambiente naturale, Che ma poi c'è è una zona estremamente l'unico ambiente trafficata. naturale che c'è lì è l'ambiente fiume e che andrebbe appunto valorizzato realmente. Poi è Certo. una zona altamente con problematiche di traffico, anche di parcheggio, quindi attrarre ancora del pubblico in modo particolare non ci sembra adatto, ma questa è più una questione ambientale. Questa petizione comunque serve per chiedere diritto di tribuna al Consiglio Comunale per andare a esporre come associazioni che compongono il Comitato, ma anche altre associazioni, le nostre motivazioni, cosa riteniamo che l'area serva Certo. e debba essere utilizzata e non ceduta per motivi economici ad un privato che ne farà un po' quello che Quindi il vuole. rischio effettivo c'è che Cioè. avvenga. Ecco, di questo comitato che si è creato per protestare, per fare la petizione, fanno parte diverse associazioni, LAV, Lega per la difesa del cane, LIDA, Lega Italiana Pro Natura Torino, SS Gaia e Ecopolis. Qui abbiamo il vicepresidente di Pro Natura Torino. Ci vuole spiegare le ragioni per cui avete aderito a questa iniziativa? Allora, prima di tutto, Pro Natura ha sempre osteggiato a suo tempo l'esistenza dello zoo al Parco Michelotti e fu tra i tanti soggetti che negli anni Ottanta sostennero la chiusura del vecchio zoo con grandi incertezze purtroppo per il futuro di quell'area, perché dopo la chiusura nell'87 ci furono molte ipotesi fantasiose, alcune più realistiche altre, per il riutilizzo di quell'area che nel frattempo è andata progressivamente degradandosi. Proprio nell'incertezza dell'amministrazione comunale, quell'area nel frattempo è stata di fatto frazionata, con varie concessioni prive di qualsiasi coerenza tra di loro. In ultimo, appunto, sul finire dello scorso anno, con una delibera poi approvata a Consiglio a gennaio, è stato deciso di fare un bando
dai caratteri molto incerti, perché non ha, come dire, dei presupposti chiari, che porterà a una concessione per valorizzazione. La prima volta che a Torino succede una cosa come questa, per cui un parco nella sua interezza viene dato a un soggetto che lo deterrà per 30 anni, il bando verrà giudicato col criterio della miglior offerta economica, non della miglior qualità progettuale per il recupero del parco, la miglior offerta economica. E dietro, come dire, questa vicenda, purtroppo senza che venisse espresso chiaramente, si è poi rilevato che c'era un interesse concreto ad aprire una sorta di bioparco, senza però che questo fosse mai esplicitato. Anche questa è una procedura che non ci è piaciuta, primo perché riportava indietro in qualche modo la ruota della storia di quasi 30 anni, in secondo luogo perché era una procedura poco chiara, fare un bando per un unico soggetto probabilmente capace di aggiudicarsi tutta l'area. Certo. Ecco, quando si parla di zoo, adesso si chiamano bioparco, anche nelle migliori intenzioni, mi rivolgo al veterinario che ha seguito molti di questi casi, anche nelle migliori intenzioni è uno spettacolo tristissimo, perché comunque sono degli esseri senzienti che vengono detenuti, che vengono estrapolati dal loro ambiente. So che tu hai seguito diverse di queste realtà, sì, cosa ci puoi raccontare? Questa settimana si è aperto un processo ad Arezzo per un bioparco in cui ero andato a fare un sopralluogo e ho fatto una relazione e il giudice ha aperto un processo per maltrattamento. Il problema è che gli animali negli zoo hanno delle tipologie di sofferenza che sono connaturate con lo zoo, nel senso che la costrizione negli spazi limitati, quando anche sono un po' più ampi come nei casi dei bioparchi, non è mai rispondente alle esigenze e ai bisogni degli animali. Solo per fare un esempio semplicissimo, gli animali in libertà, ad esempio gli elefanti, compiono in un giorno dai 30 ai 50 km di superficie, le tigri quasi uguali e via dicendo, gli istrici 10 km. Capiamo tutti che, che qualsiasi bioparco non concede questo. La conseguenza poi... la conseguenza più evidente che tutti avevano visto era il famoso andirivieni dell'orso davanti alle sbarre. Adesso questa cosa qui la chiamano in inglese pacing, io lo pronuncio male in inglese, ma che significa appunto movimento ritmato. Ugualmente gli elefanti, quanti vanno agli zoo e vedono gli elefanti che ondeggiano con la testa, certo. Questo lo chiamano tessitura, e sono stereotipie, cioè sono movimenti che gli animali fanno perché non possono espletare le loro funzioni naturali, ma anche l'alimentazione, noi negli zoo gli buttiamo il cibo, ma l'alimentazione per l'animale è un uso anche dell'intelligenza, perché esplora il territorio, cerca la preda, cerca di sfuggire a sua volta secondo l'amore dell'animale ai possibili predatori, quindi è tutto un lavorio mentale che fa, una vita che vive. Nello zoo non può vivere nessuna vita, se non quella di stare immobile a far passare il tempo. Eppure quando si parla di bioparchi c'è chi li propone come qualcosa di estremamente educativo, molto ecologico. Io non sono molto di questa idea. No, io ho prodotto anche un documento scientifico redatto anche sulla base di documenti anche stilati dagli inglesi, ahimè non da veterinari ma sempre da altre professionalità mediche. E essenzialmente gli zoo non svolgono nessuna delle loro funzioni, non hanno una funzione didattica perché non si vedono animali in cattività e non si vedono animali nel loro ambiente naturale, danno una visione distorta, come diceva già Marco Francone, perché noi vediamo gli animali, ci danno l'idea che l'animale possa essere detenuto dalla persona a suo piacimento e non senza rispettare i suoi bisogni. Ci danno un'idea di una natura che può essere creata artificialmente, certo. E soprattutto non hanno nessuna tutela, sono nati circa 200 anni fa, nel 1340, però non hanno nessuna, si diceva anche possono servire a salvare le specie, non è così perché su oltre quasi 6.000 specie a rischio di estinzione
oggetti negli zoo ne troviamo circa 120, quindi il 2%, e soprattutto gli animali negli zoo non saranno mai in grado di essere rimessi nell'ambiente. Certo. E poi soprattutto perché gli animali sono in via di estinzione per la caccia e per il degrado dell'habitat. Ma è un po' come la realtà dei circhi, diciamo che sono molto vicine le due cose. Giancarlo, una tua opinione in merito? Secondo me sono d'accordo con quello che è stato detto. Gli zoo o i bioparchi sono un abominio della civiltà umana. Abbiamo casi come quello appunto della Danimarca, che è terrificante. La giraffa che è stata uccisa. Oltre che li tengono prigionieri, eppure li uccidono perché sono un sovrannumero. Secondo quale terribile criterio? Infatti. Cioè, non fa comodo a loro. Perché non possono essere rimessi in libertà, perché anche il patrimonio genetico che si crea negli zoo non corrisponde a nessun patrimonio genetico in libertà, quindi se io mettessi un animale con un patrimonio genetico così diverso, impoverirei il patrimonio genetico degli animali che sono rimasti in libertà. Certo. Andiamo con la pubblicità. Torniamo a noi e torniamo anche alla realtà più vicina a noi. Noi siamo a Torino c'è il rischio che rinasca uno zoo. 30 anni fa c'è stata la LAV che ha combattuto molto per chiuderlo, lo zoo, e tu penso eri anche protagonista in quel momento. Sì, diciamo nell'86 si è costituita la commissione per il problema dello zoo per decidere cosa fare dell'area Parco Michelotti, che era ceduta per 1.000 lire all'anno a un privato, la ditta Molina, che possedeva gli animali. E allora non esisteva una minima legislazione sugli zoo, quindi quando poi si decise che lo zoo lì non poteva rimanere perché le condizioni non erano assolutamente accettabili e non si poteva neanche ampliare in quell'area perché proprio non c'era lo spazio, ridurne il numero di specie come avevano fatto altri zoo in Europa, anche lì ci sarebbero rimaste poche specie, non aveva senso, e il Consiglio Comunale, sentita anche la Commissione per il problema dello zoo, di cui feci parte perché ero consigliere comunale in quel periodo, decise all'inizio del 87 di dire no, non possiamo più cedere il terreno alla ditta Molina, la ditta Molina deve collocare in modo diverso gli animali, perché purtroppo, non essendoci una legislazione, la ditta era proprietaria degli animali, poteva fare quello che riteneva, cioè nel senso li cedette ad altri zoo, solo qualche animale rimase a Torino, qualche volatile gestito da ex dipendenti. La tigre. La tigre venne data poi allo zoo di Fasano di Puglia e poi morì, la tigre Gualtiero, perché insomma erano animali effettivamente che erano vissuti nello zoo, non potevano certo tornare in ambienti naturali. Noi vedemmo che appunto non andassero in condizioni peggiori, ma purtroppo non andarono neanche in condizioni migliori. La decisione e poi del Consiglio Comunale fu quasi unanime, qualcuno prospettò che si poteva eventualmente pensare, se ci fossero stati i fondi anche degli enti pubblici che non c'erano, di costruire un nuovo zoo in altra parte ovviamente della città o dei dintorni della città, o comunque un'area lì nel Parco Michelotti per l'osservazione dell'ambiente fiume con riferimento al Parco delle Vallere. Però non essendoci fondi non venne mai fatto nulla, appunto, e io dissi allora siamo sul fiume, eventualmente facciamo qualcosa relativamente all'ambiente fiume, già allora c'erano strumenti che consentivano di non utilizzare necessariamente animali per parlare dell'ambiente fiume, degli animali, audiovisivi, cose di questo tipo, utilizzando un po' le strutture ancora utilizzabili dell'ex zoo, cioè che utilizzavano gli animali. Però appunto non essendoci fondi a disposizione, insomma, venne lasciato così, insomma, con alcune animali tenuti da una cooperativa di dipendenti dell'ex zoo, e poi fu utilizzata per varie occasioni. Però la commissione è stata lasciata al degrado totale. Sì, la commissione del problema dello zoo visitò diversi altri zoo in Europa che avevano fatto dei passi avanti per alcuni tipi di animali detenuti negli zoo, almeno per esempio per le scimmie, cioè con degli arricchimenti. Però certo, insomma, non c'era
Sicuramente c'erano anche delle parti didattiche carine in alcuni zoo in cui c'erano dei giochi in cui si faceva capire al bambino che andando in basso poteva trovare il coniglio, invece in alto magari un rapace, cose di questo tipo che non, non richiedevano neanche la presenza dell'animale. Certo. Oppure una zona in cui si faceva vedere che l'uovo veniva dalla gallina e il latte dalla mucca, perché i bambini di città, per esempio a Copenaghen, andammo lì, non lo sapevano, e quindi, ma bastava la fotografia dell'animale, direi. Oppure eventualmente un modello, cioè uno scheletro dell'animale per far capire com'è questo animale, quindi la collaborazione con i musei serve anche a questo, certo. Far toccare ai bambini un animale senza necessariamente utilizzare un animale vivo e detenerlo in uno spazio ristretto. Certo. Siamo ancora molto lontani dall'idea di chiudere i circhi con gli animali, chiudere gli zoo, nonostante gli animalisti, io credo che abbiano fatto passi da gigante in questi ultimi decenni, però secondo te siamo ancora nella barbarie? Sì, allora sui circhi arrivano notizie confortanti, non dall'Italia. Noi abbiamo un'ipotesi, si parlava che tra 5 anni potrebbe esserci uno spiraglio per la chiusura degli animali esotici nei circhi. In altre nazioni si è più avanti. Sugli zoo la cosa è un po' più complessa, perché non sempre vengono recepite le negatività degli animali. Esatto. C'è un dato, ad esempio, significativo. Uno studio su 4.500 elefanti, in cui si sono valutati la durata della vita in animali in zoo, nati in zoo, nati liberi e poi prodotti negli zoo, e animali che vivono nelle riserve naturali, che non sono i bioparchi, ma sono quelle riserve enormi. La differenza di vita è di 20 anni, cioè negli zoo, dove sembrerebbe che gli animali sono più curati rispetto alle riserve naturali, dove non sono curati, gli animali muoiono prima. E questo perché? Perché non stanno bene. Non stanno bene, ma io credo che ci sia anche un aspetto psicologico, non si può sottovalutare questo aspetto. Ma non stare bene non stanno bene anche psicologicamente, perché gli animali, la cattività e l'essere rinchiusi è come, diciamo, il paragone è come essere in prigione. Certo. E chiedo anche a Giancarlo, che so che anche tu la pensi come i presenti, ma quando è che la smetteremo di usare gli animali in tutti i modi possibili? E oltretutto portando i bambini a vedere degli spettacoli, che come cresceranno questi bambini? Cresceranno con l'idea che gli animali sono delle figurine messe lì, no? Sì, a livello didattico non apprenderanno nulla, non c'è niente da apprendere in qualcosa che è imprigionato dentro. E poi appunto adesso si parlava della parte psicologica, deve essere veramente terribile immedesimandosi in un animale, essere prigionieri all'interno di una cella, in pratica, per tutta la vita. Tutta la vita. Io penso che la morte sia addirittura un sollievo per queste creature, sì, una liberazione. Chiedo al vicepresidente di Pronatura, ce la faremo a evitare questo nuovo zoo a Torino? Dobbiamo essere ottimisti? Secondo me dobbiamo essere ottimisti, perché comunque l'opinione pubblica in buona parte ci sostiene. Devo però aggiungere ancora un altro elemento che ci preoccupa molto e che verrebbe a devastare quell'ambito, che è quello che si collega col Parco Michelotti tra il ponte di Corso Vittorio e il ponte di Corso Regina, vale a dire il progetto, purtroppo già approvato, di realizzazione di una centrale idroelettrica e di una conca di navigazione che verrebbe tra l'altro a sventrare la parte sud del Parco Michelotti, che impoverirebbe l'ambiente fluviale, certo, riducendo il deflusso minimo vitale dell'acqua al minimo, distruggendo anche ittiofauna, avifauna presenti, a favore poi della ricostituzione di che cosa? Di un ambiente artificiale in un luogo assolutamente inadatto. Quindi da una parte si va a devastare l'ambiente naturale, dall'altra si propone di ricostituire un bioparco, una cosa a maggior ragione assurda. Assurda. No, se il bioparco però sarà solo occasione di far girare del denaro, penso che non si fermerà. Non si fermeranno, no, anche perché a quanto pare quello che interessa poi è quello, sì, alla sì. fine. Ne abbiamo tanti esempi, come consulta animalista
Ne vediamo tante situazioni di questo genere. E, tra l'altro la consulta animalista non mi pare che sia stata interpellata su questo progetto, se non a cos'è. No, ufficialmente non è stata interpellata. Adesso noi chiederemo appunto tramite questa petizione di essere sentiti e di esprimerci. Nella delibera c'è scritto che dovrà essere rispettato il regolamento tutela animali. Peccato che la parte del regolamento tutela animali approvata nel 2011 relativa agli animali da circo che zoo sia stata peggiorata allora rispetto alla nostra proposta animalista in modo da renderla praticamente inefficace e quindi di quel riferimento serve a ben poco. Ne abbiamo anche tanti altri temi, ma li tratteremo, come ad esempio i famosi botti su cui stiamo combattendo strenuamente, perché se sono stati eliminati quelli di Capodanno non sono stati eliminati quelli di San Giovanni. Che li fanno proprio questo, lì vicino a Parco Michelotti. Tra l'altro, quindi c'è anche lì una contraddizione. E diciamo allora, dunque, la petizione può essere firmata ancora, mi sembra, per tutto aprile, se non erro. Ma noi incominceremo a consegnare le prime firme e poi però continuiamo. Continueremo. Sì. E quindi invitiamo tutti a firmare, tutti quelli che hanno a cuore gli animali e che non li vogliono vedere come degli esseri senzienti, detenuti, come fossero, io li vedo come degli esseri umani, perché per me c'è parità, io parlo personalmente, e vedere degli detenuti non è bello, insomma, secondo me. Detenuti senza colpa. Senza nessuna colpa, esatto. E, diciamo anche dove andare a firmare, cominciamo anche dalle associazioni qui presenti, la LAV ad esempio. La LAV in via Balme 11-C. Ma poi quando? L'associazione al pomeriggio dal lunedì al giovedì. Associazione Pro Natura in via Pastrengo 13 al piano terra il pomeriggio, sempre dalle 14 alle 19, al mattino previa una telefonata. Perfetto. E poi SOS Gaia, che ha la stessa sede della Grotta di Merlino, quindi essendo un negozio si può andare in qualsiasi momento dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Cosa possiamo ancora dire? No, si potrebbe ancora dire che non sono rilievi critici alla situazione degli animali negli zoo, non sono rilievi estemporanei di persone che sono particolarmente critiche, ma un'inchiesta fatta da un'associazione internazionale reperibile su internet ha valutato un numero considerevole di zoo in tutta Europa e ha visto che la delibera europea che diciamo dovrebbe regolamentare l'istituzione degli zoo è ampiamente disattesa e non raggiunge nessuno degli obiettivi che vorrebbe porsi, perché la direttiva europea è un po' come al solito si muovono le direttive europee, dice delle cose per migliorare la situazione, ma alla fine non riesce a incidere perché parte dai presupposti per cui lo zoo deve comunque esistere, certo. E quindi non può mettere delle richieste agli zoo che gli zoo stessi non possono corrispondere. Io ringrazio, il tempo è tiranno, quindi dobbiamo chiudere, ringrazio i nostri ospiti, speriamo che questo messaggio nostro venga raccolto, andate a firmare, mi raccomando, la petizione, evitiamo che altri animali vengano detenuti in queste carceri. Grazie a tutti. Grazie.